Buongiorno, cioè okay. Buonasera. Avevo avuto di buonasera. Cominciamo bene, ciao Mirko. Ciao Mirko, benvenuto. Sei stato qua. Sì, sì, me lo ricordo. Io no, però il nome è sì. Come tu no? No, io mi ricordo che sarà già connessimo nelle nostre live. Paoli! Gabriele. Non gli piace Paoli. Ok, perfetto. Grazie ragazzi per la compagnia. No, non so se gli è saltata o... Ilari, dove cazzo sei? Sofia. Ciao Sofia. Lei si era già connessa, se non mi sbaglio. Non lo so. Tu ti eri già connessa con le nostre live? Non mi ricordo. Aspetta, ma ce n'è un'altra. Comunque benvenuta. Ah no. Ciao. Da dove ci scrivi? Forse. Sì, sì. Ah sì, forse sì. Infatti mi sembrava di ricordare. Ma da dove vieni che non mi ricordo più? C'è una nuova canzone dedicata a te. Isola d'Elba. Allora sì. Me la ricordo. Ok. Quella che ti ho detto, guarda che abita sull'isola d'Elba un po'. Che fai di bello? Sei a casa, sei in giro con amici. Alvaro Soler ha fatto una nuova canzone per te. Oh, non dimmi che stai guardando l'isola dei famosi, casa. Mi incazzo, No, lei è già su un'isola, dai. Okay. Anche perché già tu sei un'isola, quindi sarebbe un controsenso. Ilari, oh, ascolta, dicevo. Ilari, cazzo. E che cacchio, eccoci qua. Cosa stavi facendo? Hai fame. Ho fame, vabbè, ti pareva. Una frase a caso che dice Ilari ho fame. Ciao, Colin. Dici sempre così. E noi siamo sempre al Mac, vedi? Oh, Ilari, quindi mi ha detto che è andata bene l'interrogazione. 7, ha preso 7 in diritto, ma 5 in economia, giusto? Minchia, 7. Cioè, ma il tipo Ilari, spiegaci un attimo. 7 in diritto, cioè, vuol tu dire hai fatto, che... hai fatto un'interrogazione e ti ha dato 2 voti, era diviso in 2. Per farci capire. Comunque ti ho portato fortuna, hai visto? E poi potevi prendere anche 4, quindi ti è andata bene. Cioè 5 già... è già un successone 5. Ho mangiato la pasta bollente e mi sono scottata. Che cazzo, Ilari, scusa, ma ti abbiamo chiesto un'altra cosa. Che cazzo c'entra la pasta? Che frega della pasta? Dio cane! No, due prof diversi. Ah, ok. Comunque no, diciamogli la verità. Quando siamo venuti quel giorno, abbiamo parlato noi col professore, esatto, gli abbiamo detto, mi raccomando. Abbiamo questa amica che ha molti problemi, cioè per favore, se può dargli una mano, dai un voto alto. È per quello che hai preso. E quindi, capito, devi ringraziare. Cioè, comunque è una ragazza molto, molto problematica, che ha molti problemi, se può farsi un esame di coscienza, dai un bel voto. E lui ci ha ascoltato, vedi. Scusa. Noi diamo una mano ai meno abbienti. No, scherzavo, dai. Complimenti. Ciao, Ilari, dobbiamo festeggiare con un paio di sizze qua. È vero. Io te lo dico. Sizze e pagnò del Mac. E pagnò del Mac, perché si va sempre fame. Bisogna placare questo. Mangi a fanculo. Io ti offro le sizze e tu mi mandi a fanculo. È questo il comportamento. Sizze. Vedi che hai fatto gli occhi. Hai già cambiato idea. Panino, sizze e panino, che cazzo vuoi di più della vita, Ilari? Prima il panino, poi la fumata. Esatto, dopo il panino. Patatine. Sì, tanto nel menù ci sono anche quelle. Tanto. Facciamo un menù, Ilari, almeno siamo sicuri di non sbagliare. Quindi la prossima volta che ci vediamo, Mac e poi sizze. Dai. Che voglia, Comunque, Ilari, in settimana torniamo a trovarti, Fine settimana. E poi ci mettiamo d'accordo che ti fai trovare in un punto e noi veniamo a prenderti lì, almeno siamo sicuri di non perderci stavolta. Prendi Dio Crispy. Dio McCrispy. Cioè praticamente tipo ti diciamo di farti trovare in un certo punto lì della scuola, almeno siamo sicuri di sì, dove c'è il murales, poi dopo ti spieghiamo. Dai, almeno andiamo a prendere sizze. Guarda, secondo me è giovedì o venerdì. Che palle, tio. Ilari, le vuole sizze o no? Le vuole sizze o no? Piuttosto stai zitta, parliamo noi. Dio cazzuola. Io ci sta. Onesto. Dio Giovanotti. Madonna. Che palle. Dio stuccato. L'altro giorno è entrato uno Dio smerluzzato. Smerluzzato non è male. Alternativo, diciamo. Ilari, sei a casa? Come al solito ci stiamo facendo di quelle figure di merda. Ah, non sei a casa? Dove sei? No, dove sei? Sei in giro, passa di qua allora.
Sulla luna, sì, va bene. Come la canzone di Caparezza, vengo dalla luna. Merluzzastro. Merluzzastro, esatto. Io vengo dalla luna, che il cielo vi attraversa. E sulla luna, Hilary, dai, vieni qua al Mac, dai. Ma c'è qua un menù, l'abbiamo ordinato ed è qua, ma si sta raffreddando. Avete visto? Cosa, sulla luna? Da qua non si vede. Beata te. Clarissa. Oh, Hilary, c'è un'amica. Vale Mark Makonoff. Valentina, no, ciao, benvenuta. No, questo no. Valentina. Ah no, ok, sì, e sì, lei? No, scusami. Il video di Caparezza a 360. Come a 360? 360 gradi. Ciao, Valentina. Sì, comunque la canzone di Caparezza, vengo dalla luna. Valentina, qua. Okay. Ma dove ci scrivi? 360 gradi. Ah, il video che si... la canzone si chiama 360 gradi, ho capito. Ah, è il dito della canzone. Ah, ok, non ho mai visto il video. È no, stupendo. Aspetta, no. Natalie, Trento. Da Trento, Trento è vicino. Nuts. Cosa fai nella vita, Vale? Studi, vabbè, lavori? Comunque, poi lo guardo il video, non ce l'ho presente. Noi siamo di Saronno, vicino a Milano, non so se lo conosci, dove fanno l'amaretto. Le live le facciamo sempre al McDonald's per usare il wifi. Ah, ho capito. Ah, ok. Ho capito, qua, telecamera a 360 gradi. Sì, praticamente lo puoi vedere da ogni angolazione. Ah, ok. Studi e lavoricchio. Lavoricchio. Cosa studi? Io sono disoccupato, sono in cerca di lavoro. Lui studia all'università. Bello Trento, quelle sono belle zone. Ciao, Vance 91. Saronno, porca troia. Sei presente? Perché? È una città di merda, Tu di dove sei? Fai il grafico. Il grafico, ah, ok. Sì che ce l'avete il lavoro, spacciate. Vabbè, ma Hilary, ma Hilary, cazzo, ma non dire. Ma non devi cose. Dirlo, se qualcuno è un poliziotto. Ah, di Varese qua sopra. Ah, ok, ok, bene, ma allora non siamo tanto lontani. Hilary, i segreti sono, devono rimanere segreti. Io di busto. Cali, oh, ok, perfetto, attenzione, cagatemi un attimo. Clarissa, ti presento Hilary. Hilary è una nostra amica, però è timida e non vuole uscire. Però ti ha appena proposto di fare un'uscita perché l'ha scritta. Ecco, quindi, allora, Clarissa, visto che lei è timida, scambetti i contatti. Contatta Hilary, ok, e ci troviamo a busto. Dai, scambettevi i contatti. Tu adesso, Clarissa, di a Hilary come ti deve non trovare. Non ti scandalizzare, sì, è un po' mongola perché, vabbè, però... No, allora, è una ragazza con mille problematiche, seguita da assistenti sociali, eccetera, però vabbè... Guarda, 3, 2, 1, guarda, Ma che codice fiscale, Hilary? Ho detto noi Instagram, ho detto. Aspetta. Lauretta, una fettina di culo. Ah, no, non ci ha mandato a cagare, però. Strano. Ah, ok, hai visto che è arrivato. Sei cattiva, Hilary, dai, noi ci stiamo dando una mano, che cazzo. Te l'ho detto che stava arrivando. Comunque, no, comunque, parte gli scherzi, è vero. Sentitevi, mettiamoci d'accordo, tanto Busto, più o meno, è equidistante da tutti noi. Sì, beh, non è molto lontano da Varese. No, Varese c'è il treno. Sì, infatti, tra l'altro, col treno un attimo arrivi. Basta, abbiamo monopolizzato la live, infatti sono usciti tutti, siamo rimasti solo noi. Tocca. Ciao, tocca. Tocca, vengo tocca. In astronave. Vieni in astronave. Ah, ma sai perché viene dalla luna lei? Perché l'altra volta parlavamo di alieni, allora... Ma un 4 ore a casa mia. Sì, più o meno. Sì, non è molto lontano. Ma tu, Clarissa, sì, con l'autostrada, sì. Hai per caso Instagram o Facebook? Comunque seguici intanto sulla pagina, perché noi facciamo live ogni weekend. Se vuoi seguici. Entrambi, se ci vuoi dare Instagram. Ciao, strega salamandra. Cosa... Oddio, direttamente dal Fantabosco abbiamo la strega salamandra in live. Dai, se vuoi ti aggiungo su Facebook oppure su Instagram. Ciao, Peppo. Dimmi te, insomma. Peppo, benvenuto. No, si è presa male perché l'ho chiamata... Ah no, è qua. La città laggiù. Ah, ok. Sto male, da dove scrivi? Strega, non farci qualche incantesimo strano, No, aspetta. Strega buona. Strega buona, meno male, dai, meno male. Meno male. Cosa fai nella vita? Studi, lavori? Fa la strega, scusa. Fa la strega. Anche su Facebook. Allora ti mando la richiesta di amicizia, Ciao, Photon Rec. Che cazzo. Adesso ti cerco. È ancora viva, ma con chi ce l'hai? Con chi stai parlando? La strega. La strega non muore mai, è la mortale. Barista. Ah, ok. Barista a Brescia.
No, Brescia quanto dista da qua? Dai, lontanissimo. Ciao Guido! Guido viene spesso qua. Clarissa! Sì, è immortale, che cazzo dice? Clarissa, scusa se faccio vedere l'immagine. No, aspetta, non c'è. Sei sicuro? Guarda. C'è Guido e strega. Ma è lei? Abitano, è lo stesso profilo, la stessa foto. Bestemmiatori, grande che ci ha riconosciuto, vedi, viene sempre lui. Abbiamo un dio merluzzastro che ci hanno riferito poco fa. Se ti interessa un aggiornamento. Dio merluzzastro, sì. Questo nuovo modo di chiamare Dio ha quel retrogusto di pesce. Porco Dio. Classico. Comunque. McDonald a scroccare la connessione, che probabilmente sta saltando e mi girano le palle. Sei sicuro? È uscito il messaggio. Fate un cuore, provate a fare un cuore per capire. Infatti salta la connessione. No, vabbè, sì, adesso dovrebbe andare. A volte ci salta, è normale che il Mac salti. Ciao Cristina. Sì, al Mac fa schifo, però è gratis. Oh. No, beh, certo. Ma noi non è che facciamo gli scrocconi, noi compriamo sempre qualcosa. Parabiago. Cazzo, Parabiago qua dietro. Noi conosciamo due persone di Parabiago. Anche tre. Chi è la terza? Chiara e Michele. Ah, già, è vero, tre persone di Parabiago conosciamo. Abbiamo qualche conoscenza a Parabiago. Cosa fai nella vita? Studi, lavori? Quindi strega fa la barista? Sì, a Brescia. Ok. Cosa sto facendo, strega? Sei a casa? Sei in giro con amici? Omar, se qualche volta... Stai facendo qualche pozione strana, qualche incantese? No, però lei è buona. Giustamente fa la barista, strega, giusto, ha senso. Omar, se qualche volta vuoi partecipare anche tu in live, vieni pure, tanto sei qua dietro. Noi siamo a Legnano adesso, quindi... Perché sei presa male? Presa male? Cosa è successo? Studio più stage, che cosa studi, Omar? Dovrebbe essere nella stessa... Nello stesso anno di Hilary. Omar? A scuola, sì. Hilary è sparita. Terzo o quarto anno, sì. Ma secondo me è andata ad aggiungere... Geometra. Ho lasciato il mio ragazzo. Hai lasciato il tuo ragazzo, perché? Ma come mai? Ma per colpa sua, colpa tua... Vabbè, se lui è un testa di cazzo, hai fatto solo bene. Incomprensione. Però non lo so, spiegaci. Maggiolini. Se vuoi, se vuoi sfogarti un po' con noi. L'ho già sentito, però, non so dove. Maggiolini, cos'è? È una scuola? Una scuola, sì. Non so, no, mai sentito. Colpa nostra, dai, diciamo così. Quindi è colpa tua? Di tutte e due. Di entrambi, ok. Allora, se hai colpa di tutte e due, non c'era modo di chiarire? Ci ha provato a parlare, ha provato a parlare con te, non so. Cioè, avete avuto un dialogo, oppure... Perché se la colpa è solo da una parte... A Legnano c'è il mezzo. Ha voglia, vicino a Parco Castello. Sì, esatto. Dopo il benzinaio. Cazzo, te sei qua dietro, sei. È vero. Omar, lasciaci il contatto, te la butto lì, che ci vediamo qualche volta per bere una birra, dai. Mi fate da psicologi. Un parere. Strega, noi offriamo consulenze gratuite di neuropsichiatria. Superisco, quindi ti faccio capire la serietà proprio. No, però se possiamo dare un consiglio, ci mancherebbe. Certo. Cioè, se vuoi sfogarti... Già provato il... Niente, guarda, non era cosa. Se avete già provato e non ha funzionato, andare avanti era ancora peggio. Ciao Clarissa. Clarissa è tornata. Elvira, buonasera. Ciao Elvira. Omar, capito, io te la butto lì, decidi cosa vuoi fare. Se ti va, lasciaci Instagram o Facebook, ci andiamo a prendere una birra, dai. Cazzo, facciamo, te abiti qua dietro, abiti. Facciamo una live tutti insieme. Ciao Elvira. Facciamo una live in tre. Fammi vedere il Mac. Che non l'ho tanto fagli presente. Vedere, aspetta. Scusate un attimo, camera vuole vedere il McDonald's. Riesce a girare. Omar, è vicino a Parco Castello, non puoi sbagliarti. È quello che ha le nuove cose. Il wifi mi aveva mollato. Ah, ok. È quello che ha installato le nuove. Quello che esatto. Okay, quelli. Okay. Ha installato qui così di nuovi. Perché adesso tanti McDonald's stanno installando i tablet e tu fai l'ordine direttamente da lì. Cosa avete mangiato? Io ho preso un sundae e una coca piccola. Vicino al Maggis, sì. Esatto. Comunque è molto vicino da Parabiago. Comunque lì a Parabiago, sì, via lì. C'è la birreria Sempione che sarà dietro a casa tua. Ci si può trovare anche lì, che è ancora più vicino. Vero. Andiamo a bere una birra, insomma.
Sì, infatti. Dai, se ti va, lasciaci il contatto Facebook e poi ci sentiamo, tornata. Dai. Se hai Facebook ti aggiungiamo io su Instagram, vedi te. Cosa stavo... Decido cosa vuoi fare. Strega. Okay. Strega, quindi niente, provate a recuperare ma non c'è stato verso, è figa. Ma d'altronde devi farti una ragione. Se avete già provato e... Dove andate, mo? Ma mi sa che dopo che finiamo qua andiamo a casa. No, stasera non facciamo tardi. Però ci si vede magari nel weekend, se vuoi. Ma Hillary è sparita, io pensavo t'avesse aggiunto, fosse uscita per quello, però non è più rientrata. Oh, magari doveva studiare, non so, comunque... Parliamo noi con Ilari e vediamo di organizzare. Sì, infatti, tanto Clarissa, con Ilari abbiamo già i contatti. Comunque ho visto su Facebook che sei di Vedano, quindi praticamente sei qua dietro, non sei molto lontano. Ah, Vedano Ron. Lavorate? No, io studio. Io sono disoccupato, ho lavorato fino a dicembre, ma non mi hanno rinnovato il contratto. Un periodo di merda, ragazzi. Ma infatti, Clarissa. Lalli. Ciao, Lalli. Clarissa, ma una curiosità. Tu di solito che locali bazzichi? Cioè, vai più a ballare oppure vai solo nei pub... Oppure fai un po', cioè, qual è la tua serata tipo? Quanti anni avete? Io allora, 29. Io 25. Vic, ciao Vic. Ciao Vic. Ciao 23A. 23A. Ah, lei 23 anni? Ah, è una lei. Boh, Lalli. Laura, no. Sorry. Stage, il mio capo industriale da 200 euro. Buono. Figa. Io quando ho fatto lo stage ne ho presi 100. Bravo. A me invece un cazzo. Ciao Jesse, ciao. Jesse Cab. Jesse, da dove ci scrivi? Cosa fai di studio? Io studio fisica all'università. Dove siete di bello? Siamo al McDonald's. McDonald's di Legnano. C'è la connessione gratuita. Noi live le facciamo la sempre da qua per risparmiare. La mia serata tipo lavoro dopo 13 ore in negozio, minchia. 13 ore. Ma chi 13 ore? Legale. Ma chi? Clarissa. 13 ore in negozio? Ma quindi lavora? È vero. Non penso vada là a giocare a carte. Ma che ne so. Ma glielo ho chiesto, Teri forse Pizzi. Non mi ricordo. Ciao Teri Pizzi. No, cazzo, 13 ore, no? Cioè, qua ragazzi, è illegale. Sfruttamento. Strega, tu quanto lavori al bar? Non penso, cioè... Ah, parrucchiere. Ah, e beh,